Con il presidente della regione Giovanni Toti a Sanremo per la Giraglia è stato anche il momento per fare un po' il punto della situazione sulla campagna vaccinale, che sta andando molto bene, a conferma quest'oggi ancora zero contagi in provincia di Imperia. La campagna vaccinale sta straordinariamente funzionando, la settimana scorsa siamo riusciti a vaccinare il 7% della popolazione in una sola settimana, oltre 100.000 vaccini, 107.000, questa settimana caleremo un po' per le note vicende legate all'utilizzo di AstraZeneca, ma insomma ormai abbiamo superato 1.100.000 dosi di vaccino nel nostro territorio, zero morti, siamo sotto i 100 malati tra terapie intensive e media intensità. Direi che i numeri ci confermano che il peggio è alle nostre spalle. La brutta notizia di oggi è la scorta per il professor Bassetti, vuol dire qualcosa in merito? Beh, Bassetti, oltre che essere un grande infettivologo, il direttore della nostra clinica universitaria, è anche un caro amico con cui abbiamo affrontato insieme momenti molto complicati di questa pandemia, e non si è mai risparmiato né con i suoi pazienti né nella task force regionale del Covid. Quindi mi spiace che qualcuno possa equivocare la sua passione scientifica e medica come qualcosa addirittura di minaccioso o pericoloso, tanto da minacciare lui stesso. Credo che siano cose che non stanno né in cielo né in terra. Spero ovviamente che si presto intervenga la polizia postale, capisca chi fa della vita una minaccia. I social sono diventati, specie in questi momenti di tensione, un coacervo di odio che francamente non merita neanche quel mezzo che può essere tanto utile per parlarsi e scambiarsi delle idee. Una provincia, quella di Imperia, che dopo i pessimi ricordi del momento festival è diventata forse tra le più virtuose, visto che ha zero contagi da diversi giorni. È così, probabilmente anche le misure prese, sebbene dolorose, dal festival di Sanremo in poi, la decisione che in Liguria abbiamo sempre perseguito con grande prudenza ma anche con grande determinazione, di chiudere laddove i dati ci davano dei segnali di difficoltà, di cedimento, si è confermata la scelta giusta. Vale per Spezia all'inizio della seconda ondata, quando chiudemmo il centro storico della città, vale per Genova, dove col sindaco Bucci abbiamo fatto degli interventi mirati sul centro storico e altri quartieri, e valso per le province di Imperia e Savona, che hanno sofferto un po' di più ma sono uscite anche prima delle altre da questa ondata pandemica. Segno che talvolta prendere decisioni anche complicate però aiuta a gestire la situazione.